C'è un posto in Italia dove il reddito di cittadinanza già esiste, anche se il sindaco Vito Ferrantelli preferisce chiamarlo reddito di dignità. A Burgio, da 10 anni a questa parte, i cittadini bisognosi vengono occupati, a spese del comune, in lavori di pubblica utilità, in cambio di circa 400 euro al mese. Si tratta di opportunità di lavoro temporanee, ma che hanno permesso ai disoccupati di lavorare e al comune di risparmiare 300.000 euro se quegli stessi servizi fossero stati appaltati a ditte esterne. Somme che poi sono state reinvestite per altri posti di lavoro comunali e per borse di studio agli studenti locali meritevoli. Pulizia stradale, pulizia dei locali comunali, guida turistica, aiuto ai disabili, custodia dei musei, aiuto ai vigili urbani, collaboratori per il servizio di mensa scolastica e così via. Queste le varie occupazioni. Da noi il reddito di cittadinanza esiste appunto da 10 anni, quando la mia amministrazione allora si è insediata e abbiamo immediatamente deciso di non effettuare alcune esternalizzazioni di alcuni servizi, come per esempio quello della pulizia dei locali comunali e dello spazzamento del paese. E infatti non abbiamo più fatto le gare di appalto, ma abbiamo proposto di svolgere questi lavori ai nostri cittadini, alle nostre cittadine che appunto chiedevano un sussidio. Noi in cambio abbiamo proposto appunto di svolgere un lavoro e di ricevere un compenso dignitoso. La proposta è stata accettata volentieri e così abbiamo iniziato questa bella iniziativa che ci ha fatto raggiungere tre obiettivi. Da un lato abbiamo migliorato la qualità del servizio, abbiamo anche creato delle opportunità temporanee di lavoro e nel contempo abbiamo anche realizzato dei risparmi. E grazie appunto a queste economie che abbiamo realizzato abbiamo potuto proporre ulteriori, diciamo, iniziative, possibilità di lavoro temporaneo, che sono servite per esempio a servire ad aiutare gli anziani, a collaborare con i vigili urbani, per la custodia dei musei o per accompagnare i turisti per il paese. Abbiamo anche creato dei servizi per i disabili nelle scuole, per collaborare a migliorare il servizio della mensa scolastica e poi abbiamo anche, ritengo importantissimo, creato dei corsi per aiutare i bambini stranieri a imparare la lingua italiana. Per il sindaco Ferrantelli, che da poco ha aderito al PD, questa possibilità può essere ampliata a livello nazionale, sempre che gli enti locali abbiano le risorse necessarie per farlo. Io penso che tutto dipende ovviamente dalle disponibilità finanziarie. Noi le abbiamo avute e le abbiamo utilizzate in questo modo. Noi abbiamo dato, questo io lo considero più che un reddito di cittadinanza, un reddito di dignità, perché noi abbiamo, non abbiamo dato dei soldi a fondo perduto, ma abbiamo chiesto in cambio la realizzazione di alcuni lavori. Quindi in questo senso noi lo riteniamo davvero un reddito di dignità perché abbiamo dato la possibilità a queste persone di poter svolgere, seppure temporaneamente, un lavoro.